Però, Pier Giorgio, mi rimane un dubbio, no? Nel senso che sarà che siamo cresciuti a merendine sigillate nelle bustine di plastica e quindi siamo un po' schizzinosi. Però mi viene da dire che un avanzo magari va male, deperisce, eccetera. Allora, in tutto ciò non c'è una questione anche di salute, un problema di salute, su che a volte magari gli avanzi è meglio metterli da parte? Sì, la muffa sì, beh, ovviamente. Ecco, parto proprio dalla... Avete presente la colomba? Quella era la colomba confezionata con pasta madre. E pasta madre, pasta acida, anche con leva, vecchio leva, gli operai arrivava a sera insieme a mesa, facevano il leva e la mattina alle 3 sentivo muovere. E quindi dopo 8 ore questi contenitori di legno con veri e propri panettoni, e sto parlando di chili e chili di leva, cioè di pasta madre, chiamiamola anche pasta acida. Se voi usate questa come per quella colomba, voi avete, rispetto al lievito di birra, un prodotto decisamente molto più leggero, più facilmente digeribile, perché è lievitato molto a lungo. Allora, cioè, non occorre sapere qualcosa di chimica, anche perché io di chimica non so niente, ma se voi pensate un attimo, quando si aumenta e prendete un pezzo di levà, dentro sembra gruviera, cioè pieno di buchi. Vuol dire che quelle, tra virgolette, molecole si sono frantumate e quando le mangiate sono più facili da digerire. Tutta una serie di catene difficili anche da spiegare e da capire più che altro. Però la pasta madre fa questo, quella colomba è così. Poi, appunto perché è acida, di fatto ha acido lattico. Cosa fa l'acido lattico? In qualche modo trattiene l'umidità che altrimenti di solito va fuori, cioè va verso la crosta, tanto per capirsi. Il pane fatto con il lievito di birra nell'arco di 24 ore diventa secco. Il pane fatto con... e vi accorgete immediatamente. Ed questo è fatto perché resta morbido. Resta morbido per un giorno, due, tre. Quella colomba è fatta di solito, è una colomba della pasticceria di mio fratello, 15 giorni prima. E diventa buona al dodicesimo giorno. Perché dentro quella pasta continua a lavorare. Ma sono le spore buone che lavorano, non quelle cattive. E quindi non farà mai la muffa. Ecco, tanto per dire, quindi è un avanzo che si può mangiare. Poi andiamo sul... c'è il cioccolato. Gli avanzi di cioccolato, a parte si possono fare queste belle cose, ma il cioccolato intanto, vabbè, fa bene. Il cioccolato fa bene. E se non mi ricordo mai il nome del scientifico di cioccolato, però... nella radice c'è un teobroma cacao, o in greco zeos significa Dio, e sappiamo bene che il cioccolato è il cibo degli dèi. Allora, è vero, pieno di calorie, adesso non so, un etto di cioccolato, tutto là, qualcuno mi correga, 500 calorie, 600, comunque ecco. Però è pieno di altre sostanze che fanno benissimo, è un antidepressivo per esempio, il cioccolato fa bene, no? Di fatto ha antiossidanti, contiene, cioè, magnesio, cioè tutta una serie di sostanze decisamente positive, quindi non è un etto al giorno, 20 grammi al giorno. Tra l'altro poi le donne devono mangiare, passate io questa battuta perché l'ho solo letta ma non ho poi seguito bene quell'articolo, le donne devono mangiare almeno 10 grammi di cioccolato al giorno perché c'è una parte cerebrale femminile che richiede, tra virgolette, in termini di esigenza, il cioccolato. Come per i maschi, di fatto c'è questa, chiamiamola così, componente cerebrale che richiede il carboidrato, la pasta asciutta. Poi le eccezioni confermano la regola, però vuol dire funziona anche così, c'è un'esigenza. Poi c'era l'albume che abbiamo avanzato e che ho usato anche lì per fare dei biscotti, delle cialde che si fanno con un albume, un po' di zucchero, un po' di farina. L'albume è buonissimo, non contiene colesterolo, è pieno comunque di proteine, è pieno di sostanze anche questo. E potremmo continuare poi con tutte le... proprio restiamo agli scarti, per esempio, bucce di melanzane, bucce di patate, bucce di arance, bucce di mele,
lì me l'ha mostrato, abbiamo fatto un pasticcio di quella lingua semistrata, oltre a fare quell'antipasto, abbiamo preparato un pasticcio di bucce di pera e lingua semistrata. Pasticcio straordinario. Nelle bucce, le bucce contengono ovviamente in percentuali altissime tutte le sostanze che sono presenti nella polpa. Melanzane e patate si dovrebbero mangiare con la buccia, anche per una questione di digestione, nel senso che le due bucce permettono di digerire meglio il contenuto della parte bianca della patata o la parte bianca della melanzana, e varia così per tutte le altre bucce, e su questo potremmo continuare. E aggiungo solo due cose. Il primo, cioè, che ho detto che bisogna prepararsi per sostenere una cucina degli avanzi. La prima cosa è basta leggere, si va in internet, si prende un libretto e via dicendo, la combinazione alimentare corretta, cioè non potete mettere tutto insieme, è ovvio, ci sono prodotti che insieme non fanno tanto bene. È vero, se avete avanzato della pasta, avete avanzato della carne, vi invoglio di fare un pasticcio con la carne. Sapete bene che carboidrati e carne è un'operazione intestinale difficilissima. La pasta andrebbe mangiata con tutte le verdure, la carne andrebbe mangiata da un'altra parte. Ma perché? Avete presente, io mi ricordo che la RAI pubblicava questi fumetti in cui si vedeva nell'intestino, nello stomaco, scusate, arrivare dentro la pasta e la carne. E arrivavano due eserciti, enzimi che attaccavano la pasta e enzimi che attaccavano la carne, e si scontrava, si arrabaltava, via dicendo, e dimostrava chiaramente che era una digestione un po' difficile, non solo difficile, ma tra virgolette è un po' dannosa. Però è ovvio che nessuno, io non voglio demonizzare nulla, anzi, quando posso, ogni tanto, un piatto di bigoli con ragù, lo mangio molto volentieri, soprattutto se si è bigoli con l'arna, per esempio al rosario, ma lì allora è un fatto puramente rituale. Guai, insomma, manda giù una tradizione. Secondo, sempre in queste conoscenze, è ovvio che dobbiamo usare strategie di trasformazione con gli avanzi e con gli scarti. È più facile con gli scarti, cioè sono scarti vegetali, gli avanzi un po' più difficile. La parte finale del salame, la crosta del formaggio, cioè quando ci sono questi avanzi di carne. Però avete visto, io ho fatto le polpette con la carne bianca è la più buona in assoluta, è molto più digeribile di quella rossa, non ha grassi, l'1%, di fatto contiene tanto ferro come le carni rosse, e potrei continuare. Quindi non contiene gli estrogeni, perché naturalmente a chi alleva polli non conviene spendere una montagna di soldi che dovrebbe invece spendere per, come dire, animali a taglia un po' grande. Per polli, galline e tacchini non si usa questo, quindi c'è anche questa certezza. Poi vabbè, se riuscite a trovare un pollo ruspante ovviamente mille volte meglio, soprattutto in termini di sapore. Con quella carne bianca abbiamo confezionato le polpette, peraltro buono, pane in quel caso, è un carboidrato, però una percentuale minima, giusto per legare, non si friggono, perché magari hanno già subito altre fritture, e vabbè, si potrebbe continuare. Discorso delle erbette, questo sì, bisogna come spezie ed erbe. Le erbe profumate contengono timo, maggiorana. Allora voi adesso dovete proprio andare in posti, ormai 10 anni fa non esistevano, adesso anche il fiorista vende queste belle piantine, 2 euro, 2,10 euro al mercato, di erbe profumate, timo, maggiorana, origano, cerfoglio, melissa, costano 2 euro, con 12 euro fate un balcone anziché fiorito bello verde e avete tutte le componenti per veramente impreziosire questi prodotti, che sono appunto gli scarti, e fanno bene perché contengono questi oli, vanno mangiati crude, non vanno cotte assolutamente, e perché contengono questi oli essenziali che aiutano e facilitano la digestione. E se potrei continuare, quindi Marco, sì, possiamo tranquillamente fare e mangiare una cucina degli avanzi, sapere, naturalmente seguendo le indicazioni che ha dato Medeo per il pane, anche per le altre
se avete gli asparagi recuperati li mettete avvolti in un asciugamano bagnato, se avete del prosciutto non dentro le carte stagnole, non dentro il cellophane, ma dentro sempre un asciugamano, eccetera.